una domanda: come è andata a finire dopo il che ho pubblicato il tuo video? Perché so che ci sono delle novità. Caro Andrea. Novità, brutte novità. Io sai che dopo la degustazione dei Super Whites a Roma dovevo essere presente anche ai Super Whites a Milano, però mi è arrivata una lettera dove una settimana prima della manifestazione di Milano, che diceva testualmente: rispettabile signor Bressan, siamo spiacenti di non poter raccogliere la sua iscrizione a Super Whites Milano 2011 e dunque alleghiamo nota di credito per la vostra versata per la partecipazione a tale evento. Super Whites è sempre caratterizzato per la partecipazione collettiva nelle migliori cantine che in Friuli, Venezia Giulia hanno presentato vini bianchi di eccellenza alle nostre degustazioni. Tuttavia il requisito sottinteso, ma esplicitato nei diversi messaggi promozionali, era il fatto di formare una squadra che valorizzasse l'enologia di qualità della regione, riferita ai vini bianchi. Le sue dichiarazioni durante Super Whites 2011, riportate in un blog, caro Andrea, avrebbe dovuto dire un noto blog, dai. Un noto blog, testimoniano la sua avversione nei confronti di una parte importante dei vignaioli della nostra regione, che contrasta assolutamente con la filosofia del nostro progetto. Augurandole una crescita relazionale che le consenta di partecipare a azioni promozionali collettive del territorio, le porgiamo distinti saluti. Quindi sei te il cattivo? Sono molto cattivo. Qui c'è la nota di credito, come si può vedere. Qui c'è la nota di credito di Super Wide. Qui con tutti i documenti annessi e connessi. Dopo che io avevo già pagato la partecipazione, poi c'è l'assegno, la fotocopia dell'assegno che mi è stato reso. Ragazzi, sono corretti. Effettivamente, caro Andrea, l'organizzazione è buona. Sì. Hanno detto che ovviamente se non sono paranoico poco ci manca, perché non hai capacità di relazione. Sì, ho scarse capacità relazionali, ma è per questo mi ha messo in una crisi profonda e sono andato da un paio di miei amici neuropsichiatri che mi hanno detto che sì, sarò un po' burbero, ma ho ancora delle capacità relazionali. Un po' difficile, anche mia moglie me le dice che è un po' difficile, però non mi ha detto che sono paranoico ancora. Però secondo i signori di Super Whites, che non mi risulta siano dei neuropsichiatri, hanno fatto questa diagnosi nei miei confronti. Ovviamente non sei d'accordo. Posso essere d'accordo in un sistema che Super Whites ha portato avanti nel tempo, cioè un sistema, oserei chiamarlo bolscevico, o proprio una Stalingrad del Friuli, chiamiamolo così. Difatti sul loro sito di Super Whites ci sono ancora i tre bicchieri, dove si sa benissimo le veline, alias i produttori, dovevano sottostare alla nomenclatura che decideva del bene, del male, della vita o della morte, sicuramente dei propri sudditi. Visto che io sono un animale pensante e ci tengo alla mia libertà, e per la mia libertà posso anche morire, io non sono un suddito di nessuno. E a questi signori vorrei far capire, già leggendo il loro decalogo, che la correttezza, questo dovrebbe essere un'entità che aiuta le aziende nella promozione, tanto più che hanno ricevuto anche dei soldi pubblici con la pubblicazione del tipicamente friulano, come si può trovare sul loro sito,
e che sono soldi pubblici che sarebbero destinati a tutti. Qui secondo me la Corte dei Conti dovrebbe andare a dare un'occhiata, perché non a tutti vengono, non possono beneficiare di questi fondi. Perché diamo a una società dove non tutti possono beneficiare di questo? Dice che si parla che consiste un gruppo aziendale leader in campo enologico, le aziende che fanno parte. Cosa significa leader in campo enologico? Leader economico significa forse, cioè dove c'è polpa da mangiare, dove si può rosicchiare, addentare qualcosa, dove quando arrivano i capi della nomenclatura bisogna ospitarli a cena e dirgli che sono molto simpatici e molto ben graditi, e loro nella loro magnanimità riusciranno a forse lasciarti vendere qualche bottiglia. Poi c'è della gente che fa questi giudizi, vede, ci sono, come se io a un architetto andassi a insegnargli come si fa una casa, e non mi sembrerebbe molto stupido. Invece noi adesso abbiamo degli architetti che vogliono spiegare come si fa il vino anche. Io capisco che magari questi architetti, se fanno gli urbanisti, devono scendere a dei compromessi, ma non tutti sono disposti o hanno lo stomaco per scendere a dei compromessi. Non tutti accettano di scendere a dei compromessi. Non vorrei mai che queste cose siano quelle classiche organizzazioni dove il semplice cittadino, detto da me volgarmente suddito, perché questo realmente è, debba pagare lo scotto perché queste persone possano tranquillamente andare a spasso con i soldi di chi sponsorizza. Questo non mi sembra una cosa molto, molto corretta, né fiscalmente, tanto eticamente non stiamo a parlarne, caro Andrea, visto che tu sei un blog dei tanti. Forse sul loro sito si trovano ancora i tre bicchieri, forse hanno ancora queste reminiscenze dove loro hanno sempre gestito e dettato legge su chi doveva vivere e chi doveva morire, perché causa dei produttori gli hanno dato questo spazio a questa gente. Questa gente che va magari a fare una manifestazione in Vietnam dove non partecipa nessuno, sempre pagata con soldi pubblici e soldi delle aziende. Forse le aziende dovrebbero incominciare a capire a chi dar credito, incominciare a pensare che forse il credito migliore, la pubblicità migliore, la qualità del proprio vino, senza scendere a compromessi con questa gente. Ripeto, non sono la classica velina a caccia del rampollo di buona famiglia, non mi interessa, non ho lo stomaco per farlo, poi magari qualcuno ce l'ha, io no, non accetto queste cose. Quello di cui mi meraviglio è che Slow Food, che con tanta fatica, come ho conosciuto tanta gente di Slow Food, sta cercando di rimettere in piedi quella filosofia a cui sottende, è quella del buono, pulito e giusto. Del buono, pulito e giusto. Qui sul buono bisogna vedere cosa si intende, sul pulito forse è meglio usare il Mastro Lindo, sul giusto, il concetto di giustizia di questi signori è uguale al concetto di giustizia che abbiamo in Italia, fanno pandan perfettamente, dove uno che ruba un pezzo di formaggio per sfamarsi va in galera, uno che ruba dei miliardi lo fanno cavaliere. A questo punto io non mi viene da chiedermi come mai dopo la divisione dal gambero rosso e con questa faticosa recupero sul crinale della credibilità, Slow Food lasci che questi personaggi di dubbia reputazione possano infangare il nome di quello che c'è ancora di buono, o
vadano a boicottare la strada di tanti piccoli produttori ai quali non è data voce, ne siamo la mia, ma piccoli produttori a cui non è data voce, gente che dovrebbe invece essere portata in palmo di mano. Forse la causa sta proprio nei produttori, che danno campo libero ancora a questi personaggi, cioè foraggiati per nulla. Io vorrei che anche Lo Food, che penso che sta facendo un ottimo lavoro in Italia, conceda questo spazio a queste persone. Penso che è più deleterio per l'immagine di Slow Food che altro. Nonostante, io dico che dopo che ho visto Superwise in Friuli, ho capito che la mafia non c'è solo in Sicilia. Ma su questo non c'entra. Ovviamente cercheranno di boicottarmi in tutte le maniere, ma sicuramente, spero Andrea, cercheranno di boicottare anche te, ma noi daremo sempre voce alla verità, piaccia o non piaccia. E visto i numeri della gente che va a vedere il tuo blog, non sei solo un blog, sei Percorsi di Vino. Allora a questo punto non lo fai, perché non ci guadagni su quello che fai. Perciò mi spiace di dirlo, signori, che sentite questo, il caro Andrea, anche lui è come me, un Don Chisciotte, andrà a combattere contro i mulini a vento, però va sempre con i propri soldi, non va con i soldi altrui, e su questo posso metterci la mano sul fuoco. Poi magari saranno opinabili i suoi giudizi, ma sapete, chi è un libero pensatore, piaccia o non piaccia, lascia sempre e dice sempre un fondo di verità. E su queste cose io ci credo a questa gente che riesce ancora a dar voce a chi è un libero pensatore, a dar voce a cos'è ancora qualità, a essere ancora un romantico della qualità, che non è solo fatta di soldi. Qui su quello che sono i Super Whites si parla di l'individuazione delle aziende segue criteri legati alla qualità del prodotto enologico. Cosa vuol dire? Alla qualità del prodotto enologico, alla qualità degli enzimi, alla qualità dei lieviti, alla qualità del vino, alla qualità di quale prodotto? È scritto molto bene, è scritto in politichese, è scritto per non capire niente, e sappiamo sempre benissimo che nel torbido i pescatori senza scrupoli fanno sempre grossi affari. Poi io penso che è inutile andare poi a visitare le aziende, a mettere la propria faccia e dire noi siamo dei bravi e siamo dei buoni. Non so quanto, non so come. Secondo me si dovrebbe andare oltre alla simpatia e all'antipatia di una persona, ma andare su quello che è la qualità reale di un prodotto, a quello che veramente un produttore riesce a dire, e tenerlo sotto osservazione non un anno, non due, ma 5, 6, 7 anni, e dopodiché non provare un vino. Non esiste il vino di punta. Un'azienda o ha una filosofia o ha un'altra. Coloro che hanno più filosofia, io non ci credo, nella vita si può avere solamente una filosofia e un modo di agire conseguente. Gli uomini che predicano bene e razzolano male, io li chiamo ipocriti. Vedete, in Sicilia riescono a individuare gli uomini in tre tipi di persone, che sono uomini, ominicchi e homme merda. Bisogna vedere adesso se questi signori, trovandosi in Sicilia, di che categoria farebbero parte. Però anche la mafia in Sicilia ha una sua etica, al nord l'ha dimenticata. Grazie.